Nadia è nata a Rialusera, un piccolo villaggio del Burundi. Due suoi fratelli furono uccisi nella guerra civile tra Hutu e Tutsi. Lei è salva solo perché finse di essere morta. Fino a 9 anni ha pascolato le pecore per mantenere ciò che restava della sua famiglia, ma la sua voglia di imparare e di andare a scuola è stata più forte di ogni povertà e di ogni violenza. E poi hai deciso che assolutamente dovevi andare a scuola. Sì. E come hai fatto? Una signora mi ha prestato questi soldi, ma lei viveva su una corina e da questa corina tipo sono saltata, ritornando a casa tutto ballando, sono arrivata, tipo ho abbracciato mia madre e l'ho messa giù per terra e ci siamo... Insomma, lì è iniziato questo percorso, a parte gli scherzi, ed era ovviamente uno studio che durava poco, per me doveva durare quell'anno perché avevo pagato la tassa di quell'anno. E poi? Poi a seguire degli anni è stato come un gioco, ogni anno si trovava una scusa e ovviamente si trovava la tassa della scuola e andavo, poi cioè, non avevo aspettative di un domani, insomma. Era poi addirittura all'università. Esatto, giorno dopo giorno e fino all'università ovviamente, che per me è stato, questo è un passo, ultimo passo, ma grande e piccolo perché comunque devo ancora fare tante altre esperienze. Oggi Nadia ha 27 anni, si è laureata brillantemente all'Università di Teramo in Scienze e Tecnologie Alimentari. Aiuterà la sua Africa nei progetti di sviluppo sugli alimenti. Lei rappresenta la speranza di potercela fare in ogni condizione, la testimonianza vivente dell'impegno quarantennale della missione del sacerdote teramano Don Enzo Chiarini in Burundi e della cooperazione internazionale dell'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. Nadia è una figlia dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, una figlia culturale. Beh, diciamo un progetto riuscito, è venuto in Italia grazie ad una borsa di studio dell'Istituto Zooprofilattico, ha fatto un'esperienza all'interno e poi ha completato la borsa con gli studi con l'Università di Teramo, oggi si laurea, ecco, è come aver accompagnato un figlio allo studio per l'Istituto, è anche diciamo, un esempio di buona relazione con il mondo dell'Africa, con cui noi collaboriamo da anni, perché questi soggetti vengono formati in Italia da noi e poi tornano nelle loro terre per insegnare agli altri quello che hanno imparato sia nel mondo dell'agricoltura che sia nel mondo dell'allevamento che è alla base dell'economia africana. Dal Burundi Nadia è solo la prima a laurearsi e non sarà l'ultima. Il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, ricorda che esiste una convenzione tra l'Ateneo, il Burundi e l'ONG di Don Enzo Chiarini che prevede di iscriversi gratuitamente all'UNITE e di beneficiare delle borse di studio messe a disposizione dall'AZU di Teramo. Come sei considerata adesso nel tuo villaggio? Io adesso non lo so perché devo ancora andare, però mia madre l'altro giorno mi ha chiamata, era tipo molto orgogliosa, mi ha fatto un sacco di discorsi, di ringraziare tutte le persone insomma, che mi hanno aiutato e hanno fatto parte di questo percorso e che mi hanno dato la mano. Lei è stata, mi ha fatto capire quanto, cioè io so che era importante, ma non mi ero resa conto quanto fosse importante per la mia famiglia giù e per tutta la comunità, perché tutti quanti sono stati felici. Ti aspettano adesso. Sono stati felici e mi hanno mandato un sacco di messaggi, sono una specie di eroina del villaggio, possiamo dire.